nonostante questo tempo siete qua, grazie tante. E volevo dire perché è nata questa mia presenza, perché questa mia presenza è la piccola salezza, perché la mostra di Michal Meron dura già da un mese, però a un certo punto ci siamo trovati a parlare dei nostri quadri, del nostro lavoro, e ci siamo scambiati i quadri. Io penso la più bella cosa che due artisti possono fare. E così Michal mi ha fatto lo spazio, togliendo i suoi quadri, che sono molto commossa, e facendo spazio per i miei, e perciò sono qua. E volevo dire grazie a Michal, ad Alon, che sono molto bravi a organizzare e a ospitare, cioè non solo me ma tutti gli artisti, perché hanno tanti, hanno fatto lavoro, non solo che hanno che fate questa da 5 anni forse, no? Sì. Da tanti anni oramai. E grazie a Yuda, che è il più bravo organizzatore che io ho trovato ai miei 40 mostre, che i miei quadri sono appesi dritti come non ho mai appeso in vita mia. Grazie a Flodi, che ha fatto locandina, che mi piace dire mi ha aiutato, che così mi sento che anch'io ho fatto qualcosa, però è brava. E poi volevo dire grazie a Said, che non c'è, che mi ha prestato il tappeto nomade che è là, che il suo negozio si trova agli Ormesini, all'angolo con Campo dei Mori, giusto? È vicino al Paradiso Perduto. Sì, ecco, un bellissimo negozio persiano, iraniano, con tappeti e varie cose preziose. Aspettaci. Presso la Scalamata, la Galleria Scalamata al ghetto, la mostra di Uzia Ograbek, dove c'è anche il maestro Franco Mescola, che l'8 marzo presenterà la sua mostra al Bistro de Venise, alle ore? Credo le 5. Alle 5, alle 17. Il quadro L'incontro è con Uzia Ograbek, che ha presentato la sua mostra presso la Galleria Scalamata. Quanti giorni? Un mese. Dal 12 fino al 12 marzo. Riguardo questi quadri, ho sentito parlare di campi. Sì. Certo. I campi. La storia è nata così perché è un mio... La mostra si chiama Genesis, ma in verità anche il mio Genesis, perché come sai ti ho parlato delle radici ebraiche della mia famiglia, Sì. Ho saputo da Amos Luzzatto, che è mio amico, caro, che sa più di me della Polonia a volte, che campo in polacco vuol dire pole, e perciò Polonia si chiama Polonia, perché era un paese dei campi, che si dice nella storia. Ciao, ci vediamo. Interessante, grazie. Interessante. Si dice nella storia che i polacchi, questo cetto di polacchi, erano i primi che hanno smesso di cacciare, hanno cominciato a coltivare i campi, erano molto, molto bravi alla coltivazione, perciò li hanno chiamato come campisti, no? Quelli che facevano i campi. Sì, sì, agrimensori. Sì, sì. Proprio dal campo, così. Perciò io sempre che prendo spunto la natura, mi piacciono queste grandi distese dovunque, non solo in Polonia, ma in tutto il mondo, cioè tra cielo e terra. E perciò quando Amos mi ha parlato dei campi, io i titoli li do spesso dopo, sì. Dato questi titoli dopo chiamando di campi, vedi qua, alla fine è soltanto differenziando i colori, ma sono tutti campi. A parte questo che fa parte dell'altro periodo, che si chiama Genesi del Sole. Questo grande? Questo grande, perché è il primo che comincia questo ciclo, perché questo tipo di distesa è cominciato nel 2003. E poi, perché vedi, questo è molto vario, perché sembrano simili, ma questo è un pastello del 2003 e lui è un acrilico del 2008. Quindi la cosa permane, vedi, queste due. Capisco da questo tipo di strisce che c'è un campo e dopo c'è il cielo, sì, no? Ma questo è anche Venezia. Anche Venezia. Non è solo campo terra, perché l'acqua è un campo. È questa divisione dove finisce l'orizzonte che mi interessa. Il nero è il mio quadro più cupo che ho fatto nella mia vita, però è anche c'è luce, e anche comincia luce là, c'è la luce dentro. Sì, sì. Che fai tagata. Sì.
Queste cose qua si fanno bene con le cere. Bene, praticamente è invisibile. Poi si mette fuori d'acquarello e il disegno esce, con una sorpresa. Con la candela si dipinge, che non si vede niente, poi dipinge, fa lo strato di qualsiasi colore neutro, cioè dove, e esce il disegno misterioso che si fa. No, abbiamo fatto a scuola.